Iscriviti ora al nuovo canale per non perderti tutti i video più incredibili della storia. Trovi il link in descrizione. In questa nuovissima challenge possiamo utilizzare soltanto una rarità di arma per ogni personaggio. Ci sono io, infatti, che utilizzerò le armi verdi. Poi c'è il fantastico Cap con le armi bianche, Octi con le armi blu e Zerbi con le armi viola. Guardate che bravi, abbiamo fatto pure il lavoro perfetto con le skin. Un like solo per questo, mi raccomando. Ah, comunque ho detto grande Cap solo perché mi piaceva la sua skin, nient'altro. Si sa che Octi e Zerbi sono più forti. Mi raccomando ragazzi, ricordate di inserire il codice supporto al creatore Mattiz nel negozio oggetti. E ora Moli Molesti è il posto più tranquillo della storia, perché se no non riusciamo a trovare le armi. Quindi buona fortuna a tutti, soprattutto a Zerbi che deve prendere quelle viola. Esatto, è impossibile. La vedo dura per lui. E c'è un nemico. E c'è un solo nemico. Ah no. No, c'è una squadra. Sì, c'è una squadra nemica. Armi verde da me, armi verde droppa da me. Eccomi, arrivo. Matti, droppa qui. Eccomi, sto arrivando. Io dovrei essere con tutti voi che mi dovete proteggere, sono qui da solo, raga. Oh, guarda che bello Marshmallow che balla. Trevi Scott, ok, perfetto, ci sono. Attento, ti sparano, Cap. No, porca miseria. Vieni. Molto bene. Appena ci siete, appena avete un'arma, venite da noi. C'è un nemico sotto di noi, C'è un nemico sotto di noi. E qui. Matti, te la dovrà chiamare tu e lui. Sì. Matti, sto arrivando, Matti, verde. Ho tutte armi verdi per te, Matti, arrivo. Oh, vieni. No, Matti, zitti, tre me. Dove? Lo vedo! Bravo! Ma come hai fatto a morire? Scusa! Vabbè, sono il tuo angelo custode oggi, l'abbiamo capito. Già la seconda volta che lo rianimo. Sì, ho trovato granate, raga. Granate viola, perfetto, posso usare. Ma cosa? Che vuol dire granate viola? Sì, le bombe, raga, le C4. Ah, le C4, ok. Le granate viola, epic. Ascoltaci, perché se le aggiungete, Zerbi lo utilizzerà sempre. Ovviamente per le cure state tranquilli, possiamo usare quello che vogliamo, perché sennò sarebbe a dir poco impossibile. Il povero Cap dovrebbe utilizzare soltanto delle band, quindi no, fatti. Dobbiamo curarci e devastare tutti. Io comunque ho già 3 armi verdi, grazie ragazzi, siete simpaticissimi. Anche neanche potrebbe curarsi. Io non parlo neanche. Ah, è vero, non ci avevo pensato. No. Sì, solo con i pesci viola. Soltanto con i pesci viola potrebbe curarsi. È vero, solo con quelli. Comunque ragazzi, provate a fare questa challenge con i vostri amici, perché è divertentissima, e sperate di avere fortuna. Ne servirà tanta. E io ho trovato un'altra mitraglietta verde. Va bene, il dubbio me la porto. Vi ho attaccato uno scendone. Che pompa è? È un po' padellata verde. Ok, arrivo subito. Ah, ma questo verde... Vabbè dai, il verde è semplice, diciamo la verità. Forse l'ho scelto per questo. Però Zerbi, ti puoi prendere il lanciarazzi? Io posso prendere tutte le armi più rare del gioco, però non ne ho. E questo è il problema. Beh, però il lanciarazzi se lo trovi, beh... Vabbè, ma anche se le avessi sei così scarso che tanto averle non avere. Ai. No, non litighiamo adesso, che qui dobbiamo vincere la partita insieme. Poi una volta che finisce potete insultarvi a vicenda, tranquilli. quindi devo resistermi a insultare Zerbian. Esattamente, Cap. So che sarà più difficile fare questa cosa che vincere la partita, però ci devi riuscire, almeno per questa volta. Vabbè, io col verde. Oh, pompa viola! Pompa viola! Non ci credo, ragazzi. Zerbi, dopo questa come minimo devi inserire il supporto a un creatore Mattiz. Come minimo. Aspetta un attimo, Matti. Vabbè, io vi posso dire che il video lo sta vedendo nessuno. Cioè Mattiz più che altro non ha preso il pompa. Zerbi, sei arrivato tardi, si è tolto dal gioco. Che ci posso fare io? È despawnato, capito? Sì, l'hanno tolto. Ora è tutto più chiaro. Praticamente ha iniziato a lampeggiare e poi è scomparso. Mattiz, tu lo vedi? Io non lo vedo. L'hai preso, ragazzi. Zerbi? Sì, l'ho preso. Ora ok. Siamo sicuri di vincere ora, tranquilli. Vabbè, vediamo, no. Dai, mi fido. Se giocate a Fortnite e ancora non avete sentito parlare di Boosteroid, siete dei pazzi, perché praticamente ne parlo ogni settimana ormai sul mio canale. Dato che un sacco di persone hanno dispositivi vecchi come computer che non gli permettono di giocare a Fortnite a una qualità alta, oppure vogliono giocare a dei giochi fighissimi ma magari hanno soltanto un cellulare, Boosteroid potrebbe darvi una grossa mano. Ascoltatemi. Praticamente attraverso questa piattaforma cloud
Gaming potrete accedere ai migliori giochi. Ad esempio, guardate, vi faccio vedere, scendo giù e boom, GTA, Fortnite, Call of Duty. Potrete giocare a questi giochi dal vostro dispositivo, ad esempio un computer vecchio, senza utilizzare la sua potenza e quindi senza far scoppiare il computer. Il gioco potrà essere pesante quanto volete, ma tanto a voi basterà connettervi a questa piattaforma e giocare direttamente qui attraverso internet. Quindi non dovrete né scaricare il gioco, ma soprattutto neanche fare gli aggiornamenti, perché se ne occuperà proprio Boosteroid. La considero davvero un'ottima soluzione per chi purtroppo non ha la possibilità di giocare al massimo della qualità. Infatti potrete giocare a tutti i videogiochi in full HD. Fatemi sapere cosa ne pensate, ma soprattutto vi do 3 secondi per andare in descrizione oppure nel primo commento e cliccare sul link che vi ho condiviso. Aspetto tutti quanti, eh. No, l'elicottero è bianco, non lo posso prendere. Lo posso nell'inventario. Prendere io, vai Cap, è il tuo momento. Dimostra le tue doti da pilota. Ah, è vero, ragazzi, posso andare solo io? No, te lo guidi, noi ci saliamo. Chi è? Sta c'ha la legge di prima, Mattis, quindi se voglio posso anche guidarlo io questo elicottero. Adesso intanto, modestamente, no, dai, scherzo. Possiamo salire, basta, e solo Cap può guidarlo. Sì, ho trovato, che è successo? No, raga, ho trovato il cecchino viola. Ma mi spiegate perché abbiamo fatto scegliere a Zerbi le armi viola? Ma infatti sì, le volevo prendere io a sto punto. Ma io non ci credo, vabbè. Te lo spiego io, Mattis, semplicemente perché lui è il più scarso, allora gli diamo le armi più forti. Ah, ecco perché abbiamo scelto così, va bene, dai, allora lo accetto. Oh, una barca nemica! Una barca nemica! Dove? Davanti a noi! Combattiamo, finalmente è il momento di usare la nostra strategia! Che cosa sta succedendo? Ok, ci sono. Vai Cap, bravissimo. Vai Cap, usa quell'arma bianca. C4! Dov'è il nemico? È sotto! Ma mi sono colpito solo! Vai Mattis! Vai Cap! Spara! Dov'è? È dietro! Ha fatto il giro! È morto! Ragazzi, mi sembra giro questo, ok? Bravissimi! Lo sapevo che avrebbe funzionato. Un nemico che vola lì. Mattis, pesciolini qui, bro! Pesci viola! Ok. Vedi? Perfetto, ci sono. Ho visto altra gente. Prenditi 4 pesci. Ora yes. Gente nord-ovest. Eccomi, vai, andiamo. Oh, mi sparano. Gente nord-ovest 20. Attenti che hanno il cecchino, eh. Ok. Chi è che va con l'elicottero? Lei sta esplodendo. Perché? No, vabbè, Cap, non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Andiamo all'airdrop, raga. Occhio, è stato un genio. Fightiamo, dai, ce la possiamo fare. Attenzione, c'è un airdrop, andiamo lì. Ricordate che ci sono io, state tranquilli, la vinceremo. Ragazzi, andiamo ad attaccare, fidatevi, ce la possiamo fare. Pusciamo, regole, ci qua. Ho 3 scudoni, sta arrivando. C'è un problema, c'è gente dietro. Eccoli di noi. Colpito? Siamo in un panino. Come siamo in un panino? E allora noi lo spanineremo, tranquillo. Ma no, raga, è un McDonald's o Burger King? È McDonald's. Raga, bravissimi. Mi devo fare un pesciolino, ok. Vieni qua, se hai il coraggio. Ok, uno me lo sono preso, ma non c'ha scudi, peccato. Un altro pompa viola qui, Zerbi. Oh sì! Raga, qui c'è uno scar, ma non lo può prendere nessuno. Arma leggendaria. No! C'è uno scar, non lo può prendere nessuno. È leggendario? Sì. No, non ci credo. Un altro nemico lì nella jump non riesce a saltare, è morto. GG, ragazzi, complimenti. Dai, Arrivo, raga, Zerbi c'ha il loot viola. Chi è che è stato il più intelligente qui a scegliere il viola, eh? Zerbi ha il loot completamente viola. Comunque non avete idea di quanto mi dispiace lasciare questo scaracca qui. Non avete idea. Raga, un nemico! Ma come avete fatto a non accorgervene? Ma dove? È qua, mi ha ucciso, dai, raga! Oh. Attenzione che c'hanno il cecchino, eh. È una squadra intera. L'ho preso. Oh, guardali. Ma lui si era nascosto proprio. Si è giampato, è scappato, è scappato via. È scappato. Ok. Raga, c'è altra gente, pure a sinistra. No, vabbè, ma è impossibile così, come facciamo? C'è troppa gente nei dintorni, ragazzi, c'è troppa gente, è impossibile. Ok, io la carta la prendo. Raga, io prenderei la jump e andrei alla fattoria. Ragazzi, fidatevi, prendiamo la jump e andiamo alla fattoria e rianimiamo Octi. Ah, c'è gente anche lì, e vabbè. Potremmo anche lasciarlo per terra, eh. Esatto, c'è tanto. Sì, lo so, ma dobbiamo rispettare la challenge e ci servono le armi blu, quindi è meglio fare così. Dietro di noi. No, vabbè, pure davanti, anche davanti. Ce l'abbiamo pure davanti, ragazzi. Ragazzi, sono nel cuscuglio, eh.
ragazzi. Ma perché sono tutti qui? Signor Mattias, le posso assicurare che tutti stanno rispettando davanti la challenge davanti a noi. Per il momento. Ok, perfetto. Ma perché state sparando a me e non a lui, ragazzi? Perfetto, ucciso. Memphis. Ok, grande, grande, grande. Hanno appena rianimato. No, hanno rianimato. Io ci ho provato, mi dispiace. Porca paletta, ragazzi, sparando dietro. Porca io paletta. Campererei un bel po', ora. Perché prendi il fama se non la R? Si chiamava Super Cuba. Perché non l'ho trovato. Ah, grazie. Non lo trovavo, Octi. Ragazzi, vado a prendere loro tutti. Mi sacrifico io per la missione. Sparano noi. Sì, sì, l'ho parato. Oh, oh. Ok, raga, lancio un razzo lì. Avete colpi del pompa? Sì. Zerbi ne ha tantissimo. Vai, 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 eccomi. Grazie, grazie, grazie. Andiamo. Cioè, andiamo in parolone. Dategli anche un po' di R, dategli anche un po' di R. Ma raga, io ho 500 colpi, tieni. Io ho 400. Mamma mia. Octi è il mio coach. Senza di lui non potrei giocare. Perché gli altri fanno il furbetto. Dai, raga, ma chi è che con l'ancelata si spara K? Dai. Scusate. Oh, sono rimasti, siamo rimasti in 10, Porca vittoria, Dai, che se riusciamo a fare... cecchino! Io ho paura di quelli che stanno lì sul tetto più che altro. Ma mi sa che non c'è nessuno, raga, perché sono usciamo solo io. Rega. Che ma non c'è... Pushiamoli. Ma non c'è nessuno. Che cosa pushiamo? Raga, l'aria. Davanti a noi. Dai, ce la possiamo fare. Ma voi pushate. Di poco. Arrivo. Ce la possiamo fare, E qui? Lo stiamo devastando, poverino, è da solo. Diversi. Raga, qui da me. Preso. Uccidilo. Bravo. Ok. È andato. Mi prendo tutto. Porto tutto. E ciao. Le armi perché non puoi prenderle. No, è molto triste come cosa prendere solo materiali e munizioni. Ma a proposito, raga, ma i materiali sbaglio o sono bianchi? E infatti li sto prendendo tutti io. Vabbè, dai, ora pure materiali. Ragazzi, 9 persone rimaste, 4 nemici, siamo noi. Mattis, c'era un nemico. Dove? Vedi dove c'è quell'albero, dove c'è quel cespuglio? Sì, eccolo, ok, l'ho visto. Ragazzi, mi sa che è entrato in casa, Un altro alla fattoria. Sta esplodendo la fattoria. Ma cosa sta succedendo a sta povera fattoria? No, ho paura che mi cecchina. Attenzione. Non facciamo cavolate adesso, Sotto. Ok. Ragazzi, ci conviene pushare anche tanto da solo. Vai, sono dentro io. Andiamo, io sono dentro. Ok. Ma dov'è? Okay. Da me. Ragazzuoli. Eccolo. Ok, preso. Grande. Arrivo. Ne arriva un altro, Matteo, hai visto? Morto. Sì. Raga, da me. Da me. Sono in due. No, non ci credo. Arrivo. Zerbi e Matteo siete tutti noi. No, solo Zerbi e tutti noi in questo momento. Sì, sono morto anch'io, no. Non ci credo, no. È il momento di far vedere l'utilizzo di queste armi viola. Ma guardalo, guarda che loot che ha. È assurdo. È bellissimo, più che altro. Ok, ora che sono spettatore posso farvi vedere che K ha soltanto armi bianche e Zerbi, per sua fortuna, ha tutte armi viola. Anche perché se preferisse qualcosa di blu sarebbe un po' un problema. Quindi GG, ce la potete fare. Qui da me. Prendo vai. Ok, ho finito di fare i medici, ti arrivo. Sono due. Uno morto. E uno. Dove è l'altro? No. Eccolo. È tuo. Da me. Finisci l'amico. Preso. Grande, l'hai ucciso? Oh, guardava il tetto nero capo con quelle armi bianche. È qui. Armi bianche. Bravo, 10 di vita. Un altro da cap! È l'ultimo nemico! Sto arrivando! Uno finale! Vai Zerbi! Occhio perché c'è una minigun nel spammone. Minigun leggendaria. Sfodera le tue armi viola. Devi finire il tuo amico. Che me con le armi bianche, raga, cioè che schifo. Sì, era abbastanza triste come fight. Porcacchio! Ricordati che hai un prelima pesce, Ok, è morto anche l'altro. Dai, però ridendo e scherzando, 15 kill di team, Esatto. Oh, ma... Raga, ho fatto il mio record di sta partita. Non so manco io come, con le armi verdi, Quante kill hai? È assurdo. 0!
No, vabbè, dai, però a parte gli scherzi, nel complesso è stata un'ottima partita. Bill, io 4. Un pilastro fondamentale del team. Sì, ma senza il verde dove volete andare? È una cosa perfetta, è un miscuglio di colori. Ma questo qui dov'è? Precisamente. Ha paura di te. Ha visto la skin viola con tutto l'ult viola. Occhio qua. Zerbi, lanciala, distruttelo. Ecco, perfetto. Eccolo. Ma cosa fa? Ma che cosa? Ma che? No, no, voglio sapere che strategia è questa. Fermi, fermi. Levato il mento. Attenzione, è partito. Partito Zerbi. Ma dov'è? Io voglio capire la strategia di quel tizio. No, pensavo fossero delle C4 forse. Ha bucato il muro proprio quando tu sei salito. Ecco lì. Zerbi, vai! Lancia parazzi. No, che Zerbian sarebbe capace di spararselo sotto i piedi. Sì, esatto. Ma dove è andato? Ecco. Oh, ma sta mitragliatrice è assurda, eh. Molto bene. Ok. Occhio che ti fa cadere, raga, occhio Zerbi. Che ti fa cadere. E qua. Raga, comunque è proprio scarso Zerbi, è incredibile. Vero? Raga, ma dove cavolo è questo? È bravo a scappare il nemico comunque. E andiamo! Ce l'abbiamo fatta! Tutto merito delle mie kill, siamo riusciti a vincere questa challenge. Ce l'abbiamo fatta, complimenti ragazzi, abbiamo fatto un devasto incredibile. Fatemi sapere tra l'altro se volete questa challenge un'altra volta. Ovviamente sostituire Zerbi che purtroppo non è riuscito a fare ciò che ci aspettavamo. Mi raccomando ragazzi, un bel like, condividete il video a tutti i vostri amici. Passate dal canale di questi pazzi, trovate il link in descrizione. Cliccate qui sullo schermo perché compariranno dei video che sicuramente non avete visto. Alla prossima, ciao!